OS version 3.2.2. Restarting system. Streaming data. Entering electrosphere. Message download. User unknown. Ci siamo, sì. Buonasera a tutti, salve. Salve, salve ragazzi, come andiamo? Io che ci posso fare se fa freddo? Che ci posso fare? Oggi sono andato a spedire un pacco e non solo faceva freddo, ma pioveva pure. Ma che ci posso fare? Non è che lo decido io. Nessuno mi capisce che il meteo proprio è avverso nei miei confronti. Nessuno. Ma non è vero. Uffa. Non è vero che sto sempre male. Non è vero. Non è assolutamente vera. Non è vero. Comunque, come andiamo ragazzi? Tutto bene? Oggi just repair. Si torna a just riparare le cose che non funzionano. In particolare abbiamo tre controller PlayStation 2 di un mio caro amico, di cui due sono suoi che devo revisionare, e uno che gli ho venduto io che ha un difetto, suppongo abbastanza semplice da risolvere, risolveremo insomma fra pochissimo, quindi vediamo di darci una mossa. Prima cosa cerchiamo di organizzare i cavetti nella miglior maniera possibile, aspettiamo 5-6 minuti e poi iniziamo. Non è vero che mi lamento tutti i giorni, cioè ieri, a parte ieri, l'altro ieri ancora, no. Tutti i giorni no, non proprio. Credo. Cioè, pensi che mi lamento troppo? Spero di no. Ah, cioè la cosa bella è che sono passati 5 minuti già. In un attimo, cioè in un battito di ciglia. Poi quando devo contare il tempo non passa mai. Mi riferisco alle aste su eBay. Allora, dunque, aspettiamo 5-6 minuti e poi iniziamo la riparazione. Non dovrebbe richiedere molto tempo, però
Sì, diciamo che devo fare un po' di cautela. Nel frattempo rimuovo una cosa molto importante, giusto per evitare poi problemi con la mia privacy, che già è abbastanza carente. Ho capito che mi lamento tanto, però che ci posso fare? Se una persona sta male, no? Ok. Ok. Bene. Così dovrebbe essere illeggibile. Perfetto, bene. Ho rimosso l'indirizzo dal pacchetto, perché sennò era un attimo capire dove abitavo, era un attimo. Ok, questo lo possiamo. Spero che l'audio sia buono. Stavolta non c'è gameplay, quindi non dovrebbe esserci riverbero. Allora, userò il portatile ovviamente per seguire l'azione. Quindi adesso cambio uscita. Ok, sono tutto spettinato, però va bene lo stesso. Allora, aspettiamo un altro po'. Ne vediamo un po'. Ok. Siamo già in 4? Ok. Quasi quasi direi di iniziare. Allora, dunque. Abbiamo dei problemi con questi tre controller. Uno gliel'ho venduto io al mio amico Francesco e praticamente il problema qual è? Che quando muove gli analogici random si premono anche automaticamente alcuni pulsanti, e questo difetto è causato da un piccolo spessorino che ha perso appunto il suo spessore, perdonate il gioco di parole, però la contattiera non avviene in maniera corretta quando si muove il controller, perché poi vi spiegherò, il controller e gli analogici sono saldati sulla stessa scheda, vi farò vedere tra poco. Gli altri due controller di cui ci occuperemo adesso, che sono quelli più importanti, alla quale mi sono arrivati i ricambi. Ciao Cosimo, buonasera, buonasera. Gli altri due controller hanno lo stesso identico difetto, cioè i pulsanti L1 R2 sinistra su e destra, insomma i pulsanti direzionali insieme ai grilletti e ai dorsali non vanno proprio. Ora ve lo faccio vedere. Nel frattempo accendo la mia unità test, che ha il programma di controllo disco, così facciamo partire la diagnostica e ho una macchina già con cui poterlo provare. Come andiamo? Tutto bene? Allora, sta partendo, sì. Ora faccio partire l'analogo control service disk, così questo controller lo posso mettere da parte, solo per far partire il programma. Ok, 2 secondi soltanto, ci siamo quasi. Analog check disk. No image found, the Mino system has failed to find any... What? Ma come? Ah, ecco. Certe volte Psyo impazzisce senza motivo. Allora, partito. Dunque, vi faccio vedere il difetto di questo controller. Io adesso lo vado a inserire. Ok? Vi giro la telecamera come meglio posso, so che non sarà facile, però questo è il controller numero 1, no? Ok? Premiamo gli analogici, se io faccio su, non ne vuol sapere, non va proprio, non parte. Quindi questa sezione, più questa, è praticamente morta. E da quello che ho visto nella circuiteria, il pulsante su e sinistra sono collegati più o meno nella stessa pista, poi il resto giù e destra va. Questo non è un problema di grafite o di conduzione, purtroppo è un problema di flat cable, e infatti mi sono arrivati i ricambi, ma è un ricambio sperimentale perché è un po' diverso e si deve adattare, ma dovrebbe funzionare uguale. Quindi direi di iniziare con questo qui, ok? Quindi
su e sinistra, non ne vuole sapere. Allora, adesso cambiamo l'inquadratura e qua ci sarà da divertirsi. Ok, piano piano, piano piano, vediamo se riesco a fare un'inquadratura decente. Sì, questa è un'inquadratura decente. Ok, dunque, iniziamo a lavorare con questo controller. Ok, quindi rimuoviamo le viti e iniziamo il lavoro. So che ci vorrà un po' di tempo, però meglio iniziare prima che sia troppo tardi. Allora, io non so se si sente la musica di sottofondo, giusto per non rendere la live troppo muta, ma si dovrebbe sentire. Poi altra cosa, una cosa che non sopporto dei controller PS2 è che purtroppo i cambi non sono facilmente reperibili. Infatti io questi li ho dovuti prendere su AliExpress, in quanto in Italia costano 5-6 euro, quando in realtà ho risparmiato molti più soldi e ne ho presi in disponibilità maggiore. Quindi decisamente meglio AliExpress. Vi dico appunto che li ho presi lì perché non ho niente da nascondere, in quanto non si trovano in altri siti. Non si trovano assolutamente. Quindi è difficile lavorare quando i ricambi sono ormai terminati. Dunque, ci siamo quasi. Rimuoviamo tutte le viti. Ripeto, questa è una cosa che non ho mai fatto, quindi non lo so, ma a rigor di logica vi spiego perché dovrebbe funzionare secondo me. Ora ve lo faccio vedere. Allora, questo qua si è rimosso. Ci siamo? Yes, ci siamo. Questo mettiamo da parte. Ora facciamo un piccolo zoom con la videocamera. Questo tipo di controller non usa la contattiera a pressione, ha la contattiera saldata sul circuito. Questo qui è il chip che controlla gli input, ok? Quindi, che cosa ho scoperto? Da quello che abbiamo visto, i tasti dorsali dalla parte sinistra su e sinistra non vanno assolutamente, ok? Non vanno senza problemi. Cioè non vanno assolutamente, cioè non parte l'input, non c'è niente, è come se il pulsante non fosse mai premuto. Quindi uno potrebbe sospettare che il problema sia questo chip, e invece no. Perché se io ponticello con un cacciavite o con un metallo conduttore questi contatti, l'input parte, un po' a cazzo di cane, ma parte. Il che mi fa capire che il segnale da qua a qua, con il contatto metallico, si chiude. Quindi il chip è ok, il problema sta qui. Anche se non ho trovato tracce di ossido simili, io penso che il problema stia all'interno. Quindi adesso dovremmo appunto installare un connettore e una mascherina, ok? Questi sono i nuovi ricambi. E ci sono due revisioni, 18 e 19 pin, io le ho prese per entrambi, giusto per essere al sicuro, no? Per essere tranquilli. Sono tra l'altro ricambi originali Alps, quindi perfetto, assolutamente perfetto. Sono membrane, solo che piuttosto che essere saldate sono a pressione, sono inserite a pressione. Allora dobbiamo capire quale revisione è questa, se a 19 o 18 pin. Quindi prendo la telecamera, mi avvicino un po' di più. Ok, vediamo un po'. Allora, dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, vediamo quali sono quelli a 19. Ne prendo uno a caso e vediamo. Se non è quella 19, ovviamente questo sarà quella 18. Vediamo un po', questo è un nuovo contatto, ok? Quindi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, aspetta, mi ho perso il conto, cazzo. Forse è meglio così. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No, non è questo. Non è questo. Ok, è l'altro. Ci pensi anche questi sono a 18 pin? Minchia, se sono a 18 pin, sono nella merda. Sono nella merda, praticamente. Sono nella merda. Qua intanto lo scrivo. Poi, andiamo un po'. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ottimo, sono questi. Quindi, ora qua scrivo. Connettore. PS2, 19 pin. Ok? Questo invece è un connettore PS2, 18 pin. Vai tranquillo, Cosimo, stai sereno, perché qua la nottata mi sa che sarà un po' lunga. Allora, dobbiamo disaldare questo connettore, quindi armiamoci di flussante e pennellina, perché dobbiamo togliere questo connettore. È a pressione, cioè a pressione, diciamo che le saldature permettono l'ancoraggio, quindi una volta che le saldature sono calde, cioè appena lo stagno si scioglie, il connettore si solleva così. Vediamo se riesco. Non posso usare la stazione d'aria calda perché rischio di danneggiare altre parti del controller e vorrei evitare. Dov'è la pinza? Qui. Bisogna avere un po' di pazienza. E si dovrebbe sollevare. La trecciola di saldante purtroppo serve a poco qui, perché lo stagno si trova sotto. Ottimo! Ok? Oh merda, è saltata una pista. Ah, bene. Questa mi sa che la dovrò rinforzare, la dovrò collegare forse direttamente al chip di bus. Annaggia. Purtroppo capita, perché i contatti sono quello che sono. Però l'abbiamo rimosso, ok? Ora, dobbiamo sollevare questa parte qui. Ah, giusto, dobbiamo rimuovere la vite. Se no non possiamo procedere. Devo vedere anche con il multimetro se c'è continuità, perché se non ci dovesse essere devo ricostruire il contatto. Allora, il lavoro va abbastanza bene, dai, non posso lamentarmi, ed è abbastanza figo. Minchia, ottimo, hai visto? Hai visto, Cosimo? Ottimo, buon per te. Buon per te, sono contento, anche perché il lavoro tiene occupati, molto occupati. Allora, rimuoviamo gli analogici mentre che ci siamo, cioè la vibrazione mentre che ci siamo, giusto per agevolarmi un po' il lavoro. Ok, bene. Allora, anche per queste membrane ci sono versioni 18 e 19 pin, quindi bisogna capire qual è quella adatta. Però prima rimuoviamo il connettore e poi si vede. Ok, quindi questo si solleva. Questa parte qui si dovrebbe in qualche modo tagliare, perché ha l'incastro. Ecco, potete notare che ha incastro, quindi in teoria non ci passa. Però vediamo se trovo un metodo alternativo. Anzi no, non c'è bisogno di spaccare niente, esce tranquillamente. Ok, bisogna fare così. Vedete come la membrana viene via. Ecco fatto. E questa è la membrana vecchia, via. Fuori dalle palle. Ora cerchiamo di capire qual è quella 19 o quella 18 pin. Vediamo questa. Manca uscirla. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18. No, non è questa. Fa che questi siano 19, perché ho una paura fottuta che non siano 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No! No, ragazzi, no! Ma no, cazzo! No! Ciao, Bru, ma porca madosca! Hanno sbagliato, ma no! No, porco... Fa che io abbia contato male, ti prego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No, porco Dio. Fanculo, hanno sbagliato. No, non ne ho skippato 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ma vaffanculo, va. Ma vaffanculo, ma una cosa giusta non mi va mai. Fatemi controllare un attimo AliExpress cortesemente, ma non è possibile, cazzo. E mo non posso fare niente. Sti teste di cazzo, veramente. Cioè, la cosa bella l'avevo scritto proprio, prendere la 19 pin. Fa vedere qua. No? Ma dai, ma cazzo. Mamma mia, e mo non lo so proprio. Non lo so cosa devo fare. Cioè, c'era scritto, cacchio. Ma vaffanculo, va. Cioè, ragazzi, però questa è veramente una rottura di coglioni. Non so come devo fare. Cioè, mi è arrivato il ricambio sbagliato. Ma no, ma non c'è, ma... Oh, Dio mio. Questa è veramente sfortuna. Questa è veramente sfortuna. A me girano i coglioni. Ci ho fatto un acquisto tanto preciso, tanto pulito, e mi sbagliano. No, cazzo, ma veramente, dai. Eppure non capisco, cioè... Forse ho capito. Però non ne sono sicuro. No, il fatto è che non si trovano sti ricambi, no? Non lo so, Bruno, non ti so dire, non te lo so proprio dire, purtroppo capita. Che i controller PS2 sono la cosa più schifosa mai realizzata dalla Sony, onestamente. Ho come l'impressione che forse la differenza tra 19 e 18 pin sta semplicemente che abbia un pin in più per l'ancoraggio. Quindi se io metto quella 19 pin e scelgo il flat corretto, potrebbe funzionarmi. Credo, non lo so, eh. Sto cercando di capire, perché può essere che magari funzioni uguale, però mi ricordo di aver preso proprio 18-19 pin, perché infatti uno è SA1Q107B, infatti ho preso un po' di questi, e poi ho preso gli SA1Q113A. Quindi, suppongo, sono di questa idea, ma ripeto, è da vedere. Suppongo che la differenza fra 18 e 19 pin non sta nell'input. Penso che 18 e 19 pin siano uguali. Purtroppo capita in elettronica che ci siano dei pin non connessi alla scheda, not connected. Quindi anche se hanno un pin in più, un pin in meno, automaticamente lo rendono compatibile. Io penso l'abbiano fatto questa cosa per permettere al controller di entrare, solo che io non capisco, cioè... Pensavo di aver preso 18-19 pin, infatti qua c'è scritto. Ah, mamma mia. Questa è veramente una rogna, eh. Questa è veramente una grandissima rogna. Questo mi dà fastidio nella vita, quando io faccio delle scelte precise e gli utenti, cioè i compratori, i venditori fanno quel cazzo che vogliono.
Cioè il problema non è saldare il connettore, solo che questo è a 19. Io ho quelli a 18 in tutte e due le versioni. Vedete che queste versioni qua sono diverse? Uno c'è la scritta Alps e qua non c'è scritto niente. Però non vorrei che lo collego e non funziona. No, su YouTube ho trovato veramente poca roba, perché i controller PS2 quando non funzionano molte persone li comprano nuovi. Minchia. Che problema, cazzo. Fatemi vedere una cosa. Ecco, prendo una contattiera. Prendo un connettore a 19 pin, infatti. Non si può fare, cazzo. Porca puttana madosca. Non si può fare. Perché ovviamente c'è un pin di troppo. Quindi il connettore si muove. Ma chi cazzo è che li ha creato? Le recensioni non le ho lette, amore. Non le ho lette. Sembravano i ricambi giusti e li ho presi, punto. Mi dispiace, ragazzi, però. Onestamente, io non so proprio che cosa devo fare. Posso sperare che l'altro controller abbia 18 pin. Se ha 18 pin, è andata, cioè. Possiamo sistemarlo. Ma questo proprio. Ma veramente che sfortuna di merda che ho. Cioè, ragazzi, veramente, ma questa è una sfortuna pazzesca. Perché sti ricambi non si trovano. Se si trovano costano un botto di soldi. Uno. Cioè, comprarne uno non mi costa 70-80 centesimi quello che è. Mi costa 5 euro. È assurdo. Quindi, facciamo una cosa. Questo controller argenteo lo mettiamo da parte. Spero che l'altro controller abbia 18 pin. Se ha 18 pin posso procedere con la riparazione. Perché sennò è veramente un problema. Ha lo stesso identico difetto, cioè non vanno i tasti dorsali e i tasti su e sinistra. Quindi speriamo che questo sia 18 pin. Se ha 18 pin, ottimo. Almeno uno lo sistemiamo. Cioè, perché quello è il problema? Semplicemente quello. Trovare i ricambi. Infatti, le schede madri PS1, cioè i controller PS1, non hanno questo tipo di circuiteria flessibile. Non la usano, perché fa schifo. O se la usano è di buona qualità. Questi invece appena prendono un po' di ossido, o ci sono delle crepe interne, il controller smette di funzionare. Infatti io non condivido questo tipo di controller, secondo me è uno dei peggiori mai realizzati, anche perché il sistema di pressione e altre cose non lo rendono proprio adatto. Spero sia 18 pin, spero almeno uno, dai, fammelo sistemare, magari poi per l'altro cerco bene, lo trovo, non lo so. C'ho il connettore ma non ho il flat cable adatto. Veramente assurdo. Ok. Dunque, speriamo questo sia 18 pin. E invece il cazzo, è 19 pin pure questo. Vaffanculo, porca puttana, ma dai. Cazzo, ma veramente, oh, ma ci vuole una sfortuna pazzesca. Chip diverso, questo è più grosso. Ma stesso tipo di connettore. Ma questa è una sfortuna della Madonna. Ma è assurdo, cazzo, veramente, oh. Ma assurdo. È assurdo, ma porca puttana, non uno, ma due. Cioè, li ho presi entrambi per evitare questo problema, perché so che ci sono più revisioni di controller. Cioè, me ne sono beccato due con i pin da 19. Ma cazzo. Non so come devo fare, non lo so. Manco questo allora posso sistemare. Cioè, assurdo, ragazzi, beh. Non so voi, ma devo trovare il modo adesso di sistemarglielo. Il fatto è che io questo flat cable non ce l'ho. No, Bru, veramente sono la. Sono veramente il cancro. I controller PS2 sono veramente il cancro. Infatti io ho solo quello wireless della Logitech. Mai avuto problemi, mai. Va bene, facciamo una cosa. Sistemiamo l'altro, quello che ti ho venduto io. Almeno quello lo posso sistemare, si spera.
dovrebbe essere un difetto risolvibile in pochissimo, ok? Allora, questo controller qua succede che, vediamo se posso farvi una ripresa con la videocamera, anche se la videocamera, il cavalletto è quello che è. Praticamente io, un po' più lontano, ok, va bene così. Praticamente io premo gli analogici e partono, vedete, partono dei micro input. Questo è perfetto, o almeno ha solo questo difetto qui. Cosa succede? È impazzito il programma? Sì. Praticamente, aspettate un attimo. Sì, oggi riparo i controller PS2, non PS1. Come va, Christian? Tutto bene? Ah, ecco, fatto, l'ho inserito male. Ok, questo è il problema, che praticamente premo gli analogici. Facciamo passare tutti i test così possiamo notare appunto gli altri pulsanti. Ok? Io premo gli analogici, vedete? Partono degli input a caso. Questo è causato dalla membrana, cioè dalla spugna che tiene a pressione la membrana sulla circuiteria. Questo è risolvibile veramente in pochissimo, se come penso io. Se come penso io. Tutto bene, grazie, tutto bene, tutto bene. Ciao Giuseppe, buonasera anche a te, scusami, non avevo visto. Questo è facilmente risolvibile. E ora vi faccio vedere come si fa. Spero sia quello. Cioè, veramente, i controller PS2 sono la cosa più schifosa che io abbia mai visto in vita mia. La cosa più schifosa che abbia mai visto in vita mia. Fossero per me, veramente, li brucierei tutti. Saranno belli esteticamente, ma troppi problemi. Infatti, il controller, quello trasparente, l'ho sistemato perché aveva il ricambio giusto. E purtroppo questo non si può risolvere. Cioè, almeno due di questi non si possono risolvere, perché ho il connettore giusto ma il flat sbagliato, nonostante io ne abbia preso di diversi modelli. E non si trovano online. Tranquillo Cosimo, non ti preoccupare, un abbraccio e una buona serata, grazie per essere passato. Devo provare sta cosa del connettore a 19 pin e flat a 18, non lo so che cosa dovrei ottenere, ripeto, spero ci sia qualche pin non connesso, che se no sicuramente non funziona. Sicuramente ci vuole il connettore a 19 pin, quindi c'è poco da fare. Quindi, vediamo di risolvere questo. Cioè, è assurdo, è assurdo. Speravo, dai, almeno una 19 e una 18, così posso, insomma, evitare questo problema. No, non ci posso credere, cazzo. Non ci posso credere, pure questa a 19 pin. Oh mamma mia, è assurdo, è un incubo, è un incubo, è un incubo, è un incubo. Pensavo fosse a contattiera proprio a pressione. Ah, Dio mio. Ah, oh, Dio mio, Dio mio, Dio mio. È un incubo. Pensavo fosse a contattiera a pressione, infatti bastava mettere un pezzo di spugna, ma è lo stesso identico. Non so che cosa devo dire. No, è assurdo, vabbè. Ragazzi, quando è così la vita, veramente, non lo so cosa devo dire. Ah, Dio mio, è assurdo. Vabbè, bro, capita, non ti preoccupare. Vediamo che possiamo fare. È assurdo. Vediamo qua se ci sono pin che danno problemi oppure no. I pin sono perfettamente saldati. Però appena premo gli analogici, sfasano gli input. Forse ha bisogno di un reflow questo integrato qui. Facciamogli un reflow, dai. Questo lo posso fare tranquillamente. Non è un problema. Finché si tratta di reflow. Perché ho come l'impressione che a sto punto preme i controller, cioè preme i comandi, e si deforma un po' la scheda. Deformandosi un po' la scheda, qualche pin si muove. Spero, mi auguro. Quindi adesso lo risaldo.
e vediamo un po' cosa riesco a ottenere. E vabbè ragazzi, capita, capita, la vita questa è. Troppo difficoltà sono sempre dietro l'angolo. Trecciola dissaldante. Ok. Cioè, assurdo, veramente assurdo. Ci voleva... Cioè, una 18 pin non me ne è capitato manco uno. Tutti a 19. E ce li ho i connettori a 19 pin. Ne ho 3. Giusto, giusto, 3. Il problema è che non ho i flat cable. Ok, fatto il reflow, abbiamo rifatto le saldature di questo integrato, che è il chip che si controlla del bus, appunto. Assurdo. Cioè, con le PS1 non ho mai avuto problemi, con i controller PS2 200.000 problemi. Ciao Alfio, buonasera. Mi giro nei coglioni, anche perché il tempo di attesa, ok che è stato breve, cazzo, però non posso aspettare 3 settimane per altri ricambi. Non posso aspettare altre 3 settimane. Mi girano veramente i coglioni. Mi dispiace, però cazzo. Uno spera, ho i ricambi, cazzo, lo posso sistemare, e poi subentra questo. Allora, spero sia questo il problema, ovvero dei contatti non saldati correttamente. Mi viene da pensare che appunto premendo i controller si deforma la scheda e quindi non fa un buon contatto. Vediamo che cosa riesco a ottenere. Allora, vediamo le saldature. La luce, grazie. Ok. Boh, le saldature sembrano a posto. Ok. Colleghiamolo e vediamo se c'è lo stesso identico difetto. Dai, almeno uno lo vorrei sistemare se possibile, eh? Almeno uno. Almeno uno. Ok, perfetto. Metto 2 viti precise solo per tenerlo fermo. E poi vediamo cosa possiamo fare con gli altri controller. Però che cazzo, veramente, dai ragazzi. Il fatto è che avessi un controller a 18 pin, potrei mettere a confronto le varie configurazioni di segnale, così da capire se c'è un pin non connesso o qualche pin no. Praticamente, Alfio, che è successo? Mi sono arrivati i ricambi. Praticamente questi controller hanno 2 revisioni di contattiera, 18 e 19 pin. Tutti e 3 i controller sono con la contattiera 19 pin e io ce li ho, ma il flat cable che mi è arrivato non è da 19 ma da 18 pin. Quindi automaticamente un problema di compatibilità, non è pin to pin compatibile, o almeno devo vedere sta cosa. Ok, speriamo bene. Inserisco. Ok. Ok. I contatti vanno tutti, ma tranquillamente. Vediamo se muovendo gli analogici il problema si presenta. Madò, non ci credo. Madò, madò. Oh sì, 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 sì. No, il cazzo. Penso, no, aspetta. Credo di aver risolto. Eh sì. Credo di aver risolto. Che muovo? Vi faccio vedere, vedete come sto muovendo? Guardate, vi faccio una ripresa. Sto cavalletto.
Madonna mia, quanto pesa. Faccio vedere. Vedete, sto muovendo come pazzi. Ma non c'è ghost input. Ok, quindi uno è sistemato. Vedete, di solito quando premiamo gli analogici si metteva in questa angolazione, faceva questi flashing. Questi li sto simulando io, però... Ah no, aspetta, si sta presentando di nuovo. Oh, madonna mia. No, non ho risolto. Non ho risolto. Si presenta un po' meno, ma non ho risolto, non ho risolto. Oddio mio. Cazzo. Cazzo, veramente. Veramente assurdo, eh. Porca puttana, veramente mi viene una voglia di bestemmiare atroce, non per qualcosa, ma non li sopporto questi controller PS2. Sono pessimi, sono qualitativamente pessimi. Si è attenuato, quindi mi viene da pensare che c'è un problema ancora con le saldature. Ma cosa? Vogliamo ripassare le saldature dell'analogico? Ripassiamo le saldature dell'analogico. Ripasso un po' di saldature e vediamo un po' che cosa ottengo. Però il fatto che si sia attenuato mi viene da pensare appunto che qualche falso contatto c'è. Mo ripasso tutte le saldature e buonanotte. Che se fosse un problema di contattiera darebbe appunto gli stessi problemi che hanno questi due controller, cioè alcuni comandi non vanno. Ah, Dio mio. Vabbè, ora vediamo cosa possiamo fare con quelle da 19 pin. Scopriamo cosa succede. Perché praticamente c'è un pin che avanza, no? Quindi... la contattiera o si sposta da una parte a sinistra e avanza un pin a destra, o si sposta a destra e avanza un pin a sinistra. Devo capire che effetto ha sul controller. Non lo so. Questo vorrei capire. Devo capire questa cosa qui. Sì. Ripasso le saldature degli analogici, o comunque tutte le saldature. Poi questo cavalletto, mamma mia, rigido come non lo so che cosa. Rifaccio tutte le saldature e vediamo un po' cosa riesco a ottenere. Allora. Ah, questo è un controller, dovrebbe essere Sanwa. Vedete, sto il logo. Mi dispiace, ma quando Damiano si incazza nei gesti veri mi diverte un sacco. Ah, sì, meno male. Quando provo a saldare e riparare qualcosa bestemmio sempre per qualcosa, e forse che dipende da me, però vedo che anche chi non lo fa, chi lo fa professionalmente bestemmia tanto, quindi la bestemmia è sempre presente. Viva le bestemmie! No, ma io mi incazzo perché è ridicolo, cazzo. Che sfortuna puoi avere ad avere tre controller stessa revisione, anzi, revisioni diverse. Quindi questo è un vecchio controller, anzi questo è un nuovo controller PS2 perché l'integrato di base è più piccolo rispetto a questo qua, però stessa configurazione di pin, sempre 19. Ma quanto puoi essere sfortunato? Tutti e tre i controller così, tutti e tre. Quanto puoi essere sfortunato, uno può pensare. Te ne capita uno su tre o due su tre, vabbè. Ma tutti e tre! Tutti e tre! Tutti e tre, oh! Dici, ma cazzo, ma proprio la vita ce l'ha con me. Ce l'ha con me. Anche perché il problema dell'elettronica sono sempre i ricambi che ormai stanno scarseggiando, soprattutto per le console retro. E questo è il problema. Di controller PS1, se era un controller PS1, non c'erano questi problemi. Perché ne ho una marea di controller PS1 buttati, ma PS2... Cioè, veramente assurdo. Forse è meglio cambiare saldatore, una punta fine. Vediamo un po'. Ok. Rifaccio tutte le saldature e vediamo che cosa ottengo. Ok. Ok. Tutte le volte che ho smontato qualsiasi controller ho sempre sudato freddo, specialmente trovare controller PS2 funzionanti e tenuti bene, però alla mano sono veramente belli i DualShock 2. Giocare MGS2 col gioco della pressione del quadrato è stato divino, ma è una funzione che infatti poi hanno rimosso perché è fastidiosa.
è molto fastidioso. Il fatto è questo, l'idea c'è, carina, ok, però il resto è monnezza. Non puoi creare un controller con un guasto simile. Mettici anche che i comandi, purtroppo, cioè i ricambi non si trovano. Tombola, praticamente i controller PS2 poi sono destinati a crepare. Mi pare una cosa un po' strana. Allora, queste sono le saldature dei potenziometri. Cioè, se ne sistemo uno, posso procedere con gli altri, vedere di trovare una soluzione. Che devo fare, ragazzi? Io vi giuro, ho aspettato questo momento da una settimana che aspetto che mi arrivassero i ricambi per fare just repair e mi succede questo. Che devo fare? Qua le saldature le ho rifatte, sono a posto. Qua c'è un LED, gli faccio anche le saldature del LED, proprio le rifaccio tutte. Io pensavo, sai, in mezz'ora me ne esco, sono a posto. Invece, magari veramente. Non c'era anche il Six Axis anche su MGS3, persino l'HD Collection. Vai senza frenesia, sei il migliore, bro. Però è migliore, proprio ha fatto una gaffe, o quantomeno l'hanno fatta loro, non lo so. Allora, quando vedete che la saldatura non prende, un po' di flussante. L'importante è che poi pulite dopo. A me spiace, ragazzi, però proprio non le sopporto ste cose. Cioè, se i ricambi fossero tipo a un chilometro da casa mia, fossero in Italia gli stessi prezzi, va benissimo. Dicevo, vabbè, li compro, pazienza, e siamo a posto. Ma devo aspettare altre 3 settimane, a me onestamente non mi va. Anche perché comunque, Francetti, sto facendo aspettare tanto, questo mi spiace. Ok, va benissimo. Piano piano. Non so se le riprese sono buone, spero di sì. Ok. E non lo so, quando mi capiterà un controller a 18 pin. Potrei usarli anche in questi, non lo so, non ti so dire, devo sperimentare. Una cosa è certa, non posso mettere un ricambio a 18 pin, perché... Oppure sì. Solo che appunto, se avessi un controller a 18 pin, potrei fare una differenza fra i due connettori. Questo è il problema. Ok. Vediamo ragazzi, non lo so proprio. Qua c'è il transistor che si occupa appunto del motore, fa da interruttore sul motore. Proprio risaldo tutto. Ok, questo è a posto. Poi ci sono micro componenti SMD, proprio come fai? Ok. La cosa bella è che neanche ho controllato perché pensavo di essere sicuro. Ok, diciamo che ho fatto le saldature dei componenti più importanti. Io questo non penso abbia qualche problema, mi riferisco a questo connettore. Minchia, ora che sentivo freddo sto sentendo un caldo.
Grazie, bro. Free music. Vediamo se c'è qualche pin che si muove. No. I pin a me sembrano molto, molto a posto. Ho rifatto tutte le saldature. Ok, fatemi rimuovere il flussante perché ovviamente è vero che è no clean flux, però puliamolo, che poi si ossida col passare del tempo e diventa conduttore elettrico. Cioè, capisci qual è la cosa che dà anche fastidio? Sai qual è il problema? Sai che puoi risolvere, ma se non trovi i ricambi, come cazzo fai? No, alcol isopropilico. Potrei usare il pulisci contatti elettrico, ma l'alcol isopropilico è sufficiente. Esiste un prodotto della 2C Electronics che appunto si occupa di rimuovere il flussante. Si chiama no flux o qualcosa del genere, non mi ricordo. Ora io che faccio? Gli passo la stazione d'aria calda solo per far evaporare l'alcol in eccesso. Perché l'alcol è conduttore elettrico. Proprio una soffiata veloce, no? Ok. Vediamo se abbiamo ottenuto qualche risultato promettente. Se così fosse, io quasi quasi passerei agli altri e vedrei di farmi una strategia. Qualche strategia me la devo fare. Minchia, siamo in 9. Cazzo, non è che perché mi sono incazzato che siamo in 9. Minchia, cazzarola. Quanti ne hai da riparare? 3. 3 controller da riparare. 3 controller da riparare, sì. Io l'altra volta nelle saldature ho tolto l'alcol isopropilico con una spazzolina. Sì, ci piace che ti incazzi. Ah, bene, vabbè, l'importante è che siete felici voi, ragazzi, onesto. Se la live piace alla mia ragazza e piace a voi, onestamente sono contento. Dico sul serio, eh. Quanti ne hai riparati? Erano 6 controller, ne ho riparati 3. Un controller PS3, un controller PS1 e un controller PS2, che aveva una membrana diversa, una membrana a pressione. Ora vi faccio vedere qual è la membrana a pressione. Metto solo 2 viti, solo per provare questa parte di controller, e vediamo se ci sono problemi. Ah, se mi scordo il tasto R2, non vi preoccupate, lo metto sempre alla fine. Così che si dovrebbe fare. Allora, aspettate un attimo. Dov'è il tasto R2? Ah, bene. Scomparso il tasto R2? No, ragazzi, da... Ah, eccolo qui. Ok. Perfetto, inseriamo. E vediamo che succede. I controlli vanno tutti. Hai mai riparato controller PS3 o PS4? Certo, assolutamente. Il negozio controller PS4 ne ho riparati a manetta. Indovinate qual era il problema dei controller PS4? Sempre questa merda. Sempre questa merda di circuiteria. Sempre questo è il problema. No, mosto veramente. Stavolta non lo fa più. Mo veramente. No, veramente, mo stavolta lo scuoto. Secondo me questo è veramente a posto. E cazzo, si è svitata la videocamera. Porco. Dio mio, questo cavalletto è una vera merda. Mo che cosa dovrei fare? Ah, Dio mio. Ragazzi, perdonatemi. Sto cavalletto del cazzo si è svitato. Porco il cazzo. Se c'è una cosa che proprio non sopporto sono queste cazzate qui. Io devo perdere tempo con queste cazzate qui. Dio mio, che schifo. Che schifo questo cavalletto. Ora, anche se lo muovo, vedete? Bro, questo è a posto.
questo l'abbiamo sistemato, è a posto. Questo è veramente a posto, lo premo. Non ci sono input ghost. Mo non è che non sono di ottimo amore e salute, cioè il cavalletto si è rotto, i ricambi mi sono arrivati guasti, cioè onesto, che ci posso fare? Non ho bestemmiato, mi pare di non aver bestemmiato. Che devo fare, mo? Devo non lo so, dimmi tu. Che devo fare? Mi capitano ste sfortune qua. Niente, perfetto. Lo muovo. Perfetto, veramente. Che si muovono gli analogici è normale, eh? Bro. Sì, ho capito. Bro, questo è sistemato, dai. Questo è sistemato. Stati buono, eh. Questo è sistemato. Questo è a posto. Va bene, bro? Se mi dai il consenso, vediamo gli altri cosa possiamo fare. Scusate ragazzi, però il cavalletto di merda, i ricambi di tre controller non ne va bene uno, cioè mi permettete un po' di arrabbiarmi un pochino, giusto un po', un po' di, minimo di frustrazione, se no sarei un po' una persona un po' apatica, no? Comunque bro, è andata, vedi? Muovo gli analogici, non c'è ghost input, non partono nel tasto L2, è perfetto, veramente per questo li sto facendo io, è perfetto, è meraviglioso. Oh, uno, ci siamo tolti dal cazzo e basta. Richiudiamolo e siamo a 4 controller sul PS2. Lo so ragazzi, ma il cavalletto, praticamente vi spiego, il cavalletto si può muovere in asse orizzontale e in asse verticale. Quando si muove in asse orizzontale, i geni che hanno sviluppato questo cavalletto di merda hanno fatto in modo tale che l'asse orizzontale permettesse anche lo svitamento della testa che sorregge il cavalletto. Quindi ogni volta che cerco di regolare l'asse orizzontale si svita il cavalletto e quindi è a testa sotto. Quindi non è il fatto che l'ho messa male io. Purtroppo, se devo rimettere a posto il filetto del cavalletto, devo togliere la telecamera dal cavalletto, togliere i cavi, un bordello. Io quasi quasi sto cavalletto lo rimando indietro perché mi sono rotto veramente il cazzo. È assurdo, l'ho comprato forse 2-3 mesi fa, non mi ricordo. Troppi problemi, veramente. Io ci devo lavorare e quindi ho bisogno di qualcosa che funzioni bene. Non deve essere perfetto. Non esigo la perfezione, esigo che funzioni solo bene. No, amore, il braccio l'ho comprato io. Pensavo fosse a posto, invece è una vera merda. Una vera e propria merda. Va bene, dai, questo è andato. Io adesso lo riprovo perché ci tengo a essere preciso. Però sì, comunque sia, se vi capitava una cosa del genere, la contattiera, il circuito, quello trasparente, sottile, era a pressione, bastava mettere una piccola spugna sulla parte che tocca la contattiera e il problema si risolveva automaticamente. Allora, lo ricontrollo, li collego. Vibrazione a posto. La pubblicità la metto io, mamma mia, rispondo. La pubblicità la metto io. Non lo sa, ma la pubblicità la metto io. Niente ragazzi, questo è di nuovo. È perfetto, questo è veramente perfetto. Bru, dai, un altro, ce lo siamo tolti dal cazzo. Questo è perfetto, dai. Uno l'abbiamo riparato, ce lo siamo tolti dai coglioni. Benissimo. Bru, se sei online, la pubblicità la metto io per guadagnare qualcosina su Twitch, capito? Mi dispiace purtroppo, ma... Così, con i soldi che guadagno, li spendo in attrezzature e altre cose per migliorare i video. Mi spiace tanto, anch'io sono contro la pubblicità, però se mi hanno dato questa occasione, ne approfitto. Allora, dunque, veniamo a noi. Devo risolvere il problema del cavalletto qua. Madonna Cristo di Dio, che schifezza. Ah, accidenti.
Allora, ok, come facciamo con questi due controller? Ma voglio capire. No, ero io. Sono stato io. Allora, come facciamo con questi controller? Allora. Christian, che bel gesto, grazie. Grazie davvero, caro. Comunque, poi dovresti testare un attimo il controller su un gioco come Gran Turismo 3 per la pressione analogica su dei tasti. Più premi, più acceleri. Vabbè, Gran Turismo 3 ce l'ho, anche una PS2 modificata, non è quello il problema. Magari lo faccio dopo, a fine live, se riesco a ripararli. 3, vorrei ripararne almeno uno. Allora, praticamente, questo è 19 pin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sono tutti pin collegati. Cioè, non che puoi dire... No, non si può fare, non si può fare, porca troia, non si può fare. Come faccio? Come devo fare? Come devo fare? Come lo risolvo sto cazzo di problema? Porca puttana, porca Eva. Cioè, ma si può sbagliare? Compro dei ricambi, mi arrivano sbagliati. Cioè, questi mi sono arrivati, tanto belli. Tanti sistemati, guardate che sono belli, perfetti. Questi sono altri tipi di contattiere, però queste sono a pressione. Amò, grazie, hai regalato l'abbonamento a Francesco. Dio mio, come devo fare, mo? Come si fa? Fatemi controllare una cosa. Allora, PS2, flat cable, 19 pin. Vediamo se lo trovo. Niente, trovo solo il connettore. Minchia, se devo comprarli, devo comprarli su Amazon, $8. Ma che cazzo? Ma veramente, oh? Però ho un dubbio, ragazzi. Mi sembra giusto. Però, ragazzi, ragioniamo un attimo. Ragioniamo un secondo. Io vedo che di questi connettori esistono sia 19 che a 18 pin, ma non riesco a trovare questi a 19 pin. Cioè, analizzando meglio la cosa, trovo solo differenza di connettori. Ok? Quindi i connettori ci sono, 19-18 pin, ma questi li trovo sempre a 18 pin. Com'è possibile? Mi viene da pensare che magari siano compatibili entrambi. Fatemi fare una piccola ricerchina. Però che palle, veramente, contro le PlayStation 2 sono il cancro. Sono veramente il cancro. Il cancro. Vediamo un po'. 19 pin. Vediamo. Non si capisce un cazzo da queste foto di merda. Ciao Leon KZ1, Kane X1, ma adesso pure dislessico. Buonasera, salve. Mi sa che incazzarmi serve, giova alla live. Intanto rimuovo il flussante da qui. Comunque, io non so se ve ne ho mai parlato, però io ho visto un video dove praticamente se una persona si incazza, bestemmia, urla o esclama parolacce, scarica meglio la tensione che ha dentro di sé. Grazie, grazie per i bit, Gioia. Sei un pasticcino. Siete tutti pasticcini. Siete pasticcini nel senso che mi sopportate, non so manco io come fate. Però il fatto è questo. I connettori a 19 pin, non c'è un pin che non è collegato. Cioè, vedete, sono tutti segnali collegati al bus. Vedete, questo va qua. Non è che dici c'è un pin, un connettore, un pin non connesso. E allora fanculo, funziona, no?
purtroppo sono tutti collegati al chip. Sono tutti collegati al chip. Che è sta roba qua in mezzo? Che è sta roba qua? Ehi, fermo un attimo. Aspetta. Madonna mia, questo cavalletto di merda. Che schifo. Che è sta roba qua in mezzo nel chip? Che sarebbe? Che diavolo è? Ah, niente, no. No, pensavo fosse un pezzo di metallo. No, non c'è continuità. Se volessi controllare col microscopio, non c'è problema. Quindi, il fatto è questo, cioè, tutti i pin sono collegati al chip di base, quindi significa che sono tutti i pin che servono per funzionare. Quindi io il connettore io lo posso saldare senza problemi, ma non gli posso mettere questi. Cazzo, cioè, ma veramente, oh, ma la sfiga mia. Ma Cristo di Dio, ma veramente, ma ci vuole un culo? Devo capire sta cosa. Mamma mia, veramente è un bordello. PS2 flat controller 19 pin. Niente. Trovo solo i connettori. I flat cable manco per il cazzo ci sono, niente. Vediamo. Facciamo una cosa, aspetta un attimo. Non si può avere questa immagine zoomata, no? Vediamo se si può salvare sta cacchio di immagine. Sì, mi salva l'HTML per intero. Volevo confrontarli insieme a voi. Però a me sembra che l'SA1Q42 e l'SA1Q43 siano tutti e due a 18 pin. Ma allora che cazzo? Come cazzo si fa? Ecco, questa è una cosa che non ho fatto, Bru. Hai ragione. Facciamole insieme, tanto in qualche modo il tempo lo dobbiamo passare, quindi. Allora. Dunque. Queste sono le contattiere, ok? Sono tre. Vediamo se tutte e tre sono a 18 pin. Confrontiamone una a una. Vediamo un po'. Ok, questa è identica a questa. E questa è identica a questa. Ok, contiamone una, vediamo che quanti pin mi dà. Ok, vediamo subito. Dunque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Sto cacchio di riflesso! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No, sono 18 pin. Sono 18 pin. È veramente una merda sta cosa qua. E questo è il SA1Q43, ok? Questo invece è l'SA1Q42, quindi non si può dire manco che ho preso gli stessi ricambi. No, sono ricambi diversi, ma sempre a 18 pin. Che, cioè, ma che due coglioni sti controller PS2, ma che coglioni veramente, oh. Quante cazzo di revisioni ci sono? 30.000 revisioni inutili. Ma che cazzo servono ste revisioni? Fatele tutte in una stessa maniera. O fate delle revisioni che si possono contare sulle dita di una mano. Ma Cristo di Dio, 260.000 revisioni. I ricambi non si trovano. Ma io cosa ci posso fare? Questi sono i ricambi Alps. Sono gli 1Q42, gli 1Q42A. Aspettate un attimo, purtroppo non li posso prendere con forza perché sennò si piegano. Questi sono identici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cioè, ragazzi, si può fare due revisioni di contattiere con connettore identico ma con seriale diverso? Ma come cazzo si fa? Cioè, stupidi, questo essere stupidi.
Questo è essere stupidi. Cioè, vi faccio vedere un'altra cosa che mi fa veramente girare il cazzo. Mi fa veramente girare i coglioni. Guardate questi due controller, ok? Guardateli bene. Ok? Questa è una vecchia revisione, vedete che l'integrato è più grosso rispetto a questo. Questo è un BU6365K, questo è un BU6370K e uno potrebbe pensare, magari la vecchia revisione è a 18 pin, la nuova è a 19. No! Questa è a 19 pin e questa è a 19 pin. Come cazzo li riparo io questi controller? Onesti, come devo fare? Come devo fare? Cioè, mi stanno dicendo praticamente, hai roba retro PS2 vecchia, la devi buttare. Che cosa ci posso fare io? Questo è essere stupidi. Invece nei controller PS1 le revisioni sono A, H ed M. Punto. Non ce ne sono altre versioni. Non ce ne sono. A meno che tu non compri un controller speciale. E anche se compri un controller speciale, questa merda non c'è. Questa merda non c'è. C'è il circuito. Nel circuito ci sono i contatti. E non si rovinano mai. Questo è essere stupidi. Chi ha progettato queste revisioni è stupido, è molto stupido. Io non so come devo fare, posso installare un connettore a 19 pin, però, ripeto, ne avanzerà uno. E sono importanti, sono tutti importanti, tutti. Sono tutti importanti. Dio mio. Tra l'altro, uno di questi pin è collegato a una specie di resistenza fusibile. Vedete questa resistenza da 0 ohm? Non vorrei che fosse l'alimentazione. Io non lo so come devo fare. Come faccio? Cioè, avessi un controller 18 pin, potrei fare il confronto e capire cosa potrei modificare, se è possibile modificare. Veramente mi girano troppi coglioni. Sti controller PS2 sono la merda. Sono veramente la merda. Sono la merda. La merda sono. La merda, la merda, Cristo di Dio, sono la merda. Fanno schifo al cazzo, ti giuro. Io infatti controller PS2 non ne compro mai. Ho un controller Logitech wireless, quello me lo tengo stretto come se fosse proprio la Madonna, perché quello non ho niente da cambiare, non c'è il cavo che si guasta. Infatti un altro problema dei controller PS2 è sto cavo di merda. Questo cavo si cortocircuita all'interno e quindi crea problemi di contatto, si spezza. Vedete che qua è tutto piegato, stressato. C'è una merda di progettazione. Non so come devo fare, ragazzi. Io, se metto un connettore a 18 pin, qualcosa la devo escludere. Io non capisco se questo pin è collegato a qualcosa. Sì, è collegato e come a qualcosa. Questo fa questo percorso qui. Questo fa questo percorso qui. Come devo fare? C'è la probabilità che io metto questo connettore a 19 pin. Cioè, ragazzi, sapete che vi dico? Proviamo e buonanotte. Se va, va. Se non va, fanculo. Non lo so. Onesto, mi sono rotto i coglioni. Saldiamo un connettore a 19 pin e ci metto una membrana 18. Non lo so che cosa vi devo dire, ragazzi. È veramente una merda. Una merda. Io non ci posso proprio fare un accidente di niente. Non è che non so cosa devo fare. Non ho i ricambi. Io non ho i ricambi. Ho le mani super legate. C'è veramente una confusione pazzesca sulla PlayStation 2, mi fa veramente girare i coglioni. Infatti non sopporto né la console come è progettata, tranne la SCPH10000, che veramente quello è un capolavoro di console. E non sopporto manco i controller, veramente uno schifo, uno schifo. Allora, vediamo che possiamo fare. Ragazzi, io sono sicuro che se lo collego qualche pulsante non funzionerà. Sicuro, o funzionerà male, non lo so. Saldatore si è spento, vaffanculo. Mi spiace essere frustrato, ragazzi, però cercate di capire che io non sopporto buttare queste cose, non le sopporto. Sono contro lo spreco. Ma qua proprio mi stanno dicendo buttali, proprio, non attaccati al cazzo, buttali.
Perché Bru, la SCPH 10.000 è progettata per essere perfetta, l'alimentatore è superiore, la scheda madre è sotto, si smonta che è una bellezza. Non devi sollevare la scheda, togliere l'alimentatore, togliere la carcassa. Cioè la scheda madre sta su un ripiano e l'alimentatore sta su un altro ripiano, è geniale, è fatta bene, è fatta perfetta. Quella 10.000 l'ho smontata quando è venuta la mia ragazza ad aprile, l'ho riparata veramente in meno di mezz'ora. Ieri ho fatto una modifica a una SCPH 39.001 e vi giuro, non è stato per niente semplice, non è stato per niente semplice. Per niente, per niente. Infatti non le sopporto, non le sopporto. Hanno una circuiteria così complessa, così complicata, cioè veramente lavorarci è frustrante. Veramente frustrante. Non le sopporto le PlayStation 2, sono fatte di merda. Si guastano come niente, per non parlare delle lenti. Mamma mia, le lenti sono... Mamma mia. L'unica cosa buona della PlayStation 2 è che ci puoi mettere l'expansion bay, cioè l'hard disk, e ti leggi quel cazzo che vuoi. Solo quello hanno di buono. Poi per il resto, come sono progettate, sono monnezza. Vera monnezza. Infatti se un giorno avrò una SCPH, una DTL 10.000, T10.000H, guai a me se la smonto, guai a me, non la smonterò mai. Già smontare una PSX Desert, ad esempio, che è una PS2 a revisione molto speciale, è di una complessità che non vi dico. E infatti l'ho smontata solo per pulirla, non la tocco più, perché ho paura di romperla, visto che l'hard disk è delicatissimo. Ok, ho rimosso lo stagno in eccesso. Rimuovo il flussante. Ah, madonna mia, questo pin è spezzato. Allora, questo purtroppo non si può saldare con la stazione del regalo, altrimenti il connettore si scioglie. Bisogna necessariamente allinearlo e poi fermare qualche saldatura così. Giusto per tenerlo fermo e poi ripassarle tutte. Cioè io ho parlato con un mio amico esperto di PS2, faceva mod su PS2 dalla mattina alla sera. Ciao Nico, non so se mi stai guardando, però ti sto pensando. E mi ha detto che avevo 2-3 confezioni di PS2 guaste. Ed ha un'esperienza, lui in elettronica fa paura. Ha detto avevo 2-3 confezioni di PS2 rotte, buttate, perché sono una merda, sono progettate di merda. La PSX o la DSR è una PlayStation 2 con sistema di videoregistrazione. Molto rara. Ok. È saldato, o almeno un pin è saldato. Ora devo saldare gli altri. Vediamo se riesco. Quella l'ho comprata in Giappone, lavoravo in pizzeria quando me l'ho comprata. 90 euro spedita. 90 euro spedita, accesa 2-3 volte, non la tocco perché ho una paura fottuta a romperla. E allora, ora saldiamo qui, vediamo se riesco. Ok, saldato. Di PS2 ne ho 4, 2 slim, 2 fat, una la uso con hard disk, le altre le conservo come reliquie. Madonna, non parliamo delle PS2 slim, ragazzi, forse
Cioè già le PS2 fatte sono difficili e fatte male, le PS2 Slim sono la merda della merda della merda della merda. Aia. Ok, saldato. Controlliamo le connessioni. Ottimo. Oh, io uno dice che cazzo ci vado a mettere. Che cazzo ci vado a mettere. Vabbè ragazzi, proviamo, che cazzo vi devo dire. Se non va, non lo so, me la penso fino a quando non trovo la soluzione. Allora, dunque, prendiamo la membrana Alps. Anzi, sì, no, prendiamo questa, non la Alps. Prendiamo questa. Aspettate un attimo. Ah, giusto. Cioè, magari uno magari trova il seriale, il componente che gli interessa. Qui non c'è scritto un cazzo. Non c'è scritto un cazzo. Non c'è scritto un cazzo, non c'è seriale. Quindi uno come cazzo si orienta? Come fa a prendere un ricambio se non c'è scritto manco il nome del ricambio? Questa è la data di immatricolazione. Come cazzo fa a prendere uno il ricambio se non c'è manco il seriale? Non c'è un'indicazione, c'è questo. Dov'è? Questo SAQ, eccetera, eccetera, e compagnia bella, dove cazzo è? E questo è il ricambio originale? Mamma mia, che merda, Gesù Cristo. Una vera merda, una merda. Una vera merda. Ecco perché io sulle PlayStation 2 proprio non ci lavoro. Pensate quello che volete, magari non mi voglio ambientare. Ok, giustissimo, sicuramente, però ragazzi, io mi devo ambientare su un prodotto fatto bene, non su un prodotto che è frustrante già di suo per come è realizzato. Il fatto, Christian, che ti graffi i dischi sulle Slim è perché quello è un problema di progettazione, non è il mod chip, non è la lente. Cioè il problema è molto semplice, ora te lo faccio vedere qual è il problema. Guarda, tanto la live in qualche modo ci dobbiamo divertire, no? Facciamoci anche un po' di cultura, diffondiamo il verbo. Il problema delle PS2 nelle Slim, quando va a leggere i dischi, non è la lente, ok? Non è la lente, non è neanche il mod chip. Il problema è questo flat di merda. Cioè, chi l'ha progettata la console è un vero testa di cazzo. Chi l'ha progettata è una vera testa di cazzo. Perché quando la lente va in posizione iniziale, crea la gobba, e siccome è ad altezza superiore rispetto alla lente, va a graffiare il disco. Io infatti non le uso le Slim, le butto, perché mi fanno schifo alla merda. Cioè le disprezzo, sono console di merda. Non sono buone per un cazzo. E quello è un problema di progettazione. È stata progettata a buco di culo, punto. Anch'io all'inizio pensavo fosse un problema di lente. Ma che sto ricambio non entra? No, vabbè, non entra, ma Cristo, manco questo. Cioè non entra. Ah, bene, cazzo. Dio quanto vorrei riparare una PS1 adesso, proprio vorrei riparare una PS1, vi giuro. Non entra, non entra, è leggermente più largo, non entra, non entra. Ma vaffanculo, va. Non c'è modo per risolvere questo problema, puoi pressare il flat e creare più allineamenti, cioè più gobbe,
ma tanto poi tornerà in posizione originale in quanto è un cavo flessibile e ti graffierà il disco. C'è una soluzione, prendi la tua PS2 e bruciala. Non la usare la PS2 Slim, è una vera merda. Ci ho messo Tekken Tag Tournament, me l'ha graffiato. E lì ho detto basta, io con le PS2 ho chiuso, con le Slim ho chiuso. Niente, sto ricambio non entra. Proviamo questo. Cioè ragazzi, veramente, mi stanno dicendo veramente di tutti i colori. Mi stanno girando veramente di tutti i colori. Vediamo se entra questo, voglio vedere. Vediamo un po'. Ok, questo è entrato, quindi è compatibile. Non lo puoi fermare il nastro, il flat con il nastro adesivo, perché quando poi la lente va a spostarsi, il flat impedisce il movimento e quindi poi di conseguenza non ti funziona. Quindi non lo puoi bloccare, deve essere semplice, doveva essere progettato in un'altra maniera, doveva essere creato un copri flat, non è difficile. Sony veramente non ci è arrivato, ha fatto una gran cagata. Questo poi va così. Ok. Questo e questo. Va così. E questo doveva entrare, questo dovevo fare io. Era una cosa da niente, ma l'hanno complicata in una maniera che voi non avete idea. No, la PS2 Fat non ha questo problema, perché è progettata in maniera interna. Cioè il flat cable si rivolge verso il basso. Rivolgendosi verso il basso non potrà mai toccare la lente, è impossibile. Infatti copio i dischi, ci faccio partire col cavo Ethernet OPL. Ecco, quello è un buon modo per usarla. Ma con i dischi, veramente, quando mi ha graffiato Tekken Tag Tournament mi sono girati veramente i coglioni. Ora ragazzi, faccio vedere cosa dovevo fare. Questo andava inserito qua. Se tutto va bene e lo riesco a inserire. Si pressava e funzionava, questo dovevo fare io, ma i ricambi sono sbagliati, quindi sicuro al 100% qualche pulsante non mi funzionerà, sicuro. Non può funzionarmi, è impossibile, e se mi dovesse funzionare come minimo lo testo una settimana lo testo. Ora dobbiamo inserire le membrane per i dorsali. Veramente, complimenti Sony per le cagate che combini, veramente una testa di cazzo, sai, quando vuoi tu sai fare la merda, quando vuoi ti superi, quando vuoi proprio, si comporta come me, quando andavo a scuola ero così, quando volevo mi sapevo superare, altrimenti no. Non so perché fa la gobba qui, perché l'ho messo al contrario, bravo. Quale PS2 fatto consiglio? Una bella 39.000. Una bella 39.004 o una 30.004? Evita la 30.004R, perché la 30.004R ha la scheda madre modulare, installargli un mod chip lì o sistemarla è una bella rottura di coglioni. Sì, esiste una PS2 a modi GameCube, cioè con schede madri collegate fra di loro, a moduli. Modulo alimentazione, modulo scheda madre, modulo porta hard disk. Cioè ne ho una, ma non la tocco perché è veramente fragile. È di una rarità quel cazzo di modello di PlayStation 2, è veramente uno schifo. C'è una configurazione di chip, mi pare 60-70 fili da installare, ma roba da fuori di testa. Ma non le devo rompere le PS1, tanto ne ho 12-13 da sistemare. Oggi ne ho venduta una, ho venduto una PS2, una 5500, l'ho venduta a un francese. Speriamo bene. Allora ragazzi, lo collego, vediamo che cosa succede. Sicuro qualche pulsante non funzionerà, sicuro. Oddio, no.
Non mi prendere per il culo. Non mi prendere per il culo. No, non può essere, non può essere, ragazzi, non può essere. No, 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 non ci posso credere. Non ci posso credere, non ci posso credere. Non ci posso, non ci posso, non ci voglio neanche, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Il tasto su e sinistra ha ripreso a funzionare. Il tasto su e sinistra ha ripreso a funzionare. Non voglio dire che è riparato, lo devo rimontare tutto, però lo devo chiudere, non lo posso testare così perché è fatto di merda purtroppo. Il tasto veramente su e sinistra ha ripreso a funzionare. Questo sapete che significa? Che la mia logica era corretta. Questo mi fa incazzare. Quando veramente trovo la soluzione ma non ho il ricambio. Questo mi fa girare i coglioni. Questo mi fa girare i coglioni. Questo mi fa girare il cazzo. Proprio me lo scoppola. Scusate il termine un po' siciliano. Perché poi il tecnico dice: io non mi posso inventare una determinata soluzione quando parliamo di microelettronica. Ora, se era un controller PS1 lo potevo testare così, ma appena io tocco con le mani e faccio contatto, perché è sensibile alle armoniche, automaticamente sballa tutto il controller. Quindi che devo fare? Devo saldare la vibrazione, chiuderlo e testarlo. Però vi posso assicurare, ragazzi, il tasto su e sinistra andava senza problemi. Quindi ora saldo la vibrazione, 2 secondi, e vediamo se funziona, bro. Veramente, sistemiamo anche quello. Se funziona. Se non funziona, devi attendere. Devo fare un altro po' di ricerche. Dai. Devo perdere tempo anche per saldare i motori. Dai, su. Spicciati. Ok. I motori non li posso lasciare scollegati perché... Ma non c'ho il testosterone folle, non c'ho il testosterone folle. Sono un po' dispiaciuto. Posso essere un po' dispiaciuto? Dopo 3 settimane di attesa. Ci sta che uno un po' se la prenda, eh? Ci tiene magari uno a fare le cose per bene. Allora, dunque. I tasti R1 dove cazzo sono? Qui. Allora. Madonna, che vergogna. Come erano orientati così? Quindi questo va così. Hai un po' di aggressività maschile. È vero, effettivamente non sono la persona più calma del mondo, però ragazzi, cercatemi di capire. Volevo fare una cosa simpatica. Ho atteso tanto di riparare qualcosa online con voi. Mi succede questo, un pochettino me la prendo. Allora, ci siamo. Ragazzi, incrociamo le dita, eh? Incrociamo le dita perché qua può andare bene, può andare male, quindi speriamo bene. Comunque 11 persone, veramente assurdo, eh? Ecco perché ci tenevo a fare Just Repair. Minchia, guardate quante persone interessate, mi lusingate con la vostra presenza, grazie davvero. Infatti fosse per me farei solo Just Repair e qualche streaming di qualche gioco. Bello è il colore del controller, sì. Il colore del controller, quello non gli posso dire niente. È carino, è molto bello silver. Molto bello color agua, che è una colorazione speciale di controller PS2. I controller PS2 sono belli esteticamente. Non posso dire che sono brutti, perché sono identici a quelli PS1. Sarei... un po' contraddittorio, no? Però vedete la realizzazione tecnica quanto è complessa? Cioè, la difficoltà dei ricambi e tutto, e quello, la progettazione, capite? Che appunto girano un po' i coglioni. Metto 2 viti precise. Amo, consigli per la plastica graffiata. Amo, devi prendere lo spray per i cruscotti delle auto. Sembra una cosa assurda, ma lo spray per il cruscotto delle auto è un lucidante per le plastiche. È ottimo. Poi, appena termino la live, te ne consiglio uno, va bene? Non ti preoccupare. Lo spray per lucidare i cruscotti delle auto è ottimo per le plastiche. Oppure, sapete quale volevo provare per lucidare le plastiche? È una cosa assurda, ma dovrebbe funzionare. La benzina, il carburante...
degli accendini Zippo. Proprio, vedete la bottiglietta che si mette sull'accendino e ricarica l'accendino? Quello dovrebbe essere ottimo per lucidare le plastiche, ma non l'ho provato. Ho visto un video di un tizio. No, non ci posso credere, cazzo! Funziona! Funziona tutto! Funziona tutto! Funziona, Cristo di Dio, funziona! L'abbiamo sistemato, ragazzi! L'abbiamo sistemato! L'abbiamo sistemato, ragazzi! Non ci posso credere, va tutto! Aspetta, vi faccio vedere la videocamera. Ah, maledetto piede di merda! Ah, ci siamo? Non riesco a fare una ripresa decente. Odio questo cavalletto del cazzo. Fermo così, fermo così. Ragazzi, io non vi piglio per il culo, giuro. Ok? A posto. È andato. È andata, bro. Te l'ho sistemato. Non mi chiedere come. Non lo so com'è possibile, ma te l'ho sistemato. Gli do una pulita. No, amore, non chiedo scusa ad AliExpress. Sono stati poco chiari. Non gli chiedo scusa ad AliExpress. Mi hanno fatto frustrare per veramente pochissimo. Scusa, AliExpress. Scusa. Mai più. Ho capito, non nomino più AliExpress, ho capito. Ho capito. Ragazzi, ma sono in diretta, vero? Funziona tutto, vero? Perché qua mi si è bloccato lo stream video. Eh sì, si era bloccato lo stream video, non so come sia possibile. Quindi uno è andato, l'abbiamo sistemato. Sì, 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 ok, ok, funziona, funziona, funziona. Quasi, quasi, sapete che farei? È vero che non mi dà errori, però voglio vedere quando poi giocandoci se dà qualche altro problema strano. Quindi io che faccio? Inserisco il controller e faccio una partitina velocissima a Quake 2. Ok, thank you so much. Oh, devo comprare un nuovo monitor perché questo qua non si capisce che cazzo di colori sto. Veramente ogni volta che guardo sto cazzo di monitor sembro daltonico. Che modello è questa PS1? Questa è la 1200 Comsaio con doppio oscillatore al quarzo. Ma non è un PVM? Sì, è un PVM, ma è usurato, c'è poco da fare, è usurato. Il problema sono appunto i colori. I colori sono veramente andati a farsi benedire. Infatti uno dice, ma che cazzo di immagine stai guardando? È questo. È un PVM 1420, se non sbaglio. Sì. Ok. Si può riparare? Io ho paura a toccare i cinescopi, si rischia veramente la morte, anche perché non saprei dove metterci le mani, in quanto ancora le mie conoscenze sul CRT sono veramente poche.
Il fatto è che i settings, Giuseppe, non sono tramite menu di servizio. Devi smontare il televisore e toccare dei trimmer specifici. Comunque, fin qua tutto bene. Questo controller, cioè questo gioco, fa uso degli analogici, quindi è perfetto per l'occasione. Perfetto, mi sembra funzionare bene. Mi spiace per l'immagine un po' di merda. Beh, perfetto. Sì, i datasheet ci sono, ma ripeto, la mia esperienza sui CRT è veramente ridotta rispetto a che ne so, ai lettori CD. Quindi devo farmi una cultura. Mi spiace per l'immagine un po' di merda. Veramente mi dispiace tanto, però funziona. Bot stick. Perfetto. Minchia, Quake 2, bro, veramente uno dei giochi più belli che abbia mai giocato in vita mia. Cioè, il porting di Quake 2, ci hanno fatto persino un video su PS1, perché è strabiliante. È strabiliante. Comunque, ragazzi, questo è riparato. Ora passiamo all'ultimo. Eh sì, è vero, verissimo. Allora, quindi un controller l'abbiamo sistemato, basta fare la stessa cosa con l'al... Oh merda. Oh madonna. Oh merda, non mi ricordo. Non mi ricordo se ho messo il connettore a destra o a sinistra. Non me lo ricordo proprio. Comunque sì, vabbè, è andato, ragazzi. Vediamo l'altro. Ai, oddio mio. Ora la telecamera si mette in posizione suicidio. Do, sto puzzando e mi sono fatto la doccia ieri, però quando mi innervosisco puzzo. Quindi quelli a 18 pin lasciamoli perdere. La combinazione è 19 pin e questi, ok? Questo ha lo stesso identico difetto, veramente non cambia nulla, non cambia assolutamente nulla. Ha lo stesso identico difetto. Quindi, no, anzi no, che cazzo dico? Prima devo mettere il flussante. Beh, siamo in 11 ancora, ragazzi. Mamma mia, ma quanto tempo è passato? Che ore sono, mo? È 11 e un quarto, minchia. Ok, rimosso. Sembra Life Force Tank, no, Quake 2 è un capolavoro, non lo paragoniamo da Life Force Tank, perché Life Force Tank, per quanto sia carino, non ha la grafica e i comandi di Quake 2. Quake 2 è proprio è un capolavoro di arte moderna, è un porting su PS1 che veramente non ci si può dire niente. Allora ragazzi, io vi dico un'altra cosa, quando gioco a un gioco PS1 o un gioco un qualcosa, se lo termino una volta sola e poi lo abbandono, evidentemente vuol dire che sono più che soddisfatto. Ma con Quake 2 la scorsa settimana ci ho giocato 3 volte, modalità facile, normale e difficile, mi sono divertito un casino, ma veramente mi sono divertito tanto, mi sono rilassato come non mai, perché è perfetto il connubio tra longevità, difficoltà e comandi. Ti ripeto, è un capolavoro Quake 2. Sono contento per il masterizzatore, sono veramente contento per il masterizzatore, veramente, sono molto felice. Quel masterizzatore, dopo aver cambiato il chip, l'IC del motore, delle bobine di messa a fuoco, legge pure i sassi. Però bro, un consiglio che ti do, non fare aggiornamenti del firmware, non li fare, se vuoi evitare appunto che si bricchino. Perché la fortuna, sai qual è stata di quel masterizzatore Yamaha, bro? Che
anche se era briccato il firmware, era riconosciuto dalle periferiche di bus, cioè dall'IDE, perché se non lo riconosceva, non lo vedeva, col cazzo che si poteva programmare. Non c'era modo di farlo. Non c'era modo di farlo. Invece, anche se il software era briccato, lo riconosceva lo stesso, semplicemente non rispondeva. Quindi flashandolo con Windows 98 è partito al primo colpo. I traumi. Vabbè, bro, tranquillo. Tutto è bene ciò che finisce bene, come si suol dire, no? Tutto è bene ciò che finisce bene. Stai sereno. Suona una cosa, bro, dimmi tu cosa devo fare. La vuoi quindi una PS1 revisionata col chip, eccetera, eccetera, oppure la prendi in un secondo momento? Solo così preparo il pacco e ho tutto completo, capito? Almeno ci regoliamo. Dimmi tu, ovviamente non è una cortesia che ti chiedo, sto dicendo solo approfittatene se vuoi, non lo so, dimmi tu. Allora, questo si mette così. Ok, questo è a posto. Ehi, che ti prende? Che hai qua? Ok, perfetto. Bro, per la persona però mi sa che lascio perdere a malincuore. Ti ringrazio comunque. Non ti preoccupare, bro. Ne ho 12, che devo farmene? Qualcuno sicuramente te la prenderai se ti interessa. Non ti preoccupare che no. Non penso di venderle super velocissimamente. Stai sereno, stai calmo. Non c'è motivo di correre. Dico solo, siccome c'era da preparare il pacco, capito? C'era da preparare il pacco, ne volevo magari che ne approfittassi, non lo so, vedi tu, ok? Tranquillo, ok, qua ci siamo e siamo a posto. Ora dobbiamo saldare il connettore da 19 pin, solo che non mi ricordo una cosa, ragazzi, su Twitch c'è la possibilità di rivedere a ritroso la live? Devo ricordarmi se il pin, cioè il connettore, l'ho messo a sinistra o a destra, non me lo ricordo proprio. Ma mi sa di no, mi sa di no. Merda, vabbè, male che vada, Polo, se non funziona a sinistra funzionerà a destra, non è un problema, pazienza. Non è una tragedia, devo fare al massimo due tentativi. Vedo di ricordarmi. Vedo di ricordarmi, mi ricordo proprio. Vabbè, non è questa la cosa grave, non vi preoccupate, ragazzi. Veramente, io sono contento che funzionano i ricambi. Questo mi rende felice. Questo mi rende veramente felice. Ah, piccolo trucchetto, ragazzi. Piuttosto di mettere flussante e trecciola, gel, cioè eccetera, eccetera. Cioè, piuttosto che mettere flussante, gel e trecciola, scusate, ho un po' invertito le cose. Usate del flussante liquido a base d'acqua, tipo lo stanno, insieme a questo. Ottenete lo stesso risultato per assorbire lo stagno, però non sporcate molto il circuito. Io faccio così, guardate. Prendo. Bagno la trecciola con il flussante e vedrete che ora risuccherà il circuito senza sporcarlo eccessivamente. Vedete? Si è sporcato praticamente nulla. Ok, ora prendiamo un altro connettore a 19 pin. E lo saldiamo. Ok. Metto un altro po' di flussante.
Io pensavo che questa Just Reverse si sarebbe rilevato un fallimento, cioè rivelato un fallimento, invece sta diventando un successo. 11 persone che mi seguono. Ma che avete, ragazzi? Proprio vi divertite a vedere le persone frustrate? Anch'io, onestamente. Ok, fermo così. Zoomiamo un po' di più. Va fuori fuoco. Ok, bene così. Piano piano. Poi una volta che c'è un po' di stagno. Ci passo la punta a taglio del saldatore grande. Così non può funzionare, ve lo dico subito. Quindi non fate ste cacchiate qua. Ah, è molto divertente. Ok, va bene. Se è divertente per voi, ottimo. Allora. Ottimo. Aia. Bene, penso sia saldato. Vediamo se i pin si muovono. No, 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 no. No, 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 no e no. Ok. ASMR della saldatura. Alfio, se ti devi guardare l'ASMR della saldatura, devi vedere i video della JBC. Quelli vendono attrezzature di saldatura super professionali, esistono da almeno 30 anni. Fanno paura. Infatti mi piacerebbe comprare un loro saldatore, ma costa una barca di soldi. Posto, dai, perfetto. Vediamo con il microscopio qua, con la lente di ingrandimento. Mi spiace per l'illuminazione. Ah, ci siamo. Ok. Dai, bello, che ti voglio sistemare. Togliamo lo zoom, magari. Ok, perfetto. Mettiamo il pin qua. Ci sono i pin della vibrazione. Ora dobbiamo tenere fermo questo qui. Dai che ci siamo quasi, ragazzi. Ottimo. Ma proviamo così. Che devo fare? Proviamo prima a destra. Se non funziona a destra, andrà a sinistra. Non lo so. Intanto accendo la console. Se riesco. L'analogico si accende, è un buon segno.
magari fermo. Prima saldiamo magari la vibrazione, poi proviamo. Gli R2 sono bestie di Satana, se ti riferisci ai controller PS3 sono un po' frustranti, sì. No, ma gli analogici, gli R2 vanno messi sempre dopo, perché sono ad incastro. Non potete metterli prima, per me è impensabile fare una cosa del genere, che poi fa intralcio con la membrana. Nel frattempo parte l'underwater tem. Se fate buoni la testiamo pure con la PS2, dai. Tanto ne ho una moddata. Usiamo Metal Gear Solid, buonanotte. Bene. Si è sfilacciato, che palle. Siamo un po' di pulsante, eh? Dove hai trovato quella pinzetta non angolata? Quale, queste? Su un sito, non mi ricordo come si chiamava, non me lo ricordo più. Però sì, sono pinze normali. Pinzette di precisione per l'elettrotecnico, per l'elettronica. Mi pare le ho pagate 3-4 euro, non mi ricordo. Che io ho le dita troppo grosse. Posso saldare, ho le dita troppo grosse. Ok. Abbiamo finito. Allora, mettiamo i pulsanti. Che bella poi questa canzone, mi rilassa gli animi. Io ne ho una, ma è angolata. Meglio, no? Sforzi meno il gomito. Ok. Ok, vi faccio rivedere la cosa del tasto R2, eh? Molto semplice. Si chiude. Ok. E poi i tasti R2 si preme qua le alette. Mentre si inserisce, come se stesse mettendo tipo i proiettili all'interno di un caricatore, così. Questo magari non è entrato proprio benissimo. Ok, perfetto, è andato. Quale saldatore stai usando con la punta piccola? Si chiama T210, l'ho comprato su eBay a 120 euro. Posso darti un consiglio, prendilo su AliExpress, risparmi almeno due volte. Ed è una manna dal cielo, veramente. Non so nemmeno io come ho fatto a lavorare senza. Non ne ho idea. Ma da quando lo uso faccio saldature più precise e mi frustro meno con le microsaldature. Mi serviva necessariamente. Alcune volte faccio una combinazione tra saldatore grosso e saldatore piccolo. Dipende dalla punta. Se tipo la punta deve disaldare, che ne so, un piano di massa elevato, tipo una ground estesa, dissipa il calore, quindi non ce la fa. Quindi vado di saldatore a punta grossa e riesco. Ok, vediamo se va. Va, funziona, sembra funzionare. Speriamo bene. Funziona alla perfezione. Però i motori non girano, girano male, quindi significa che sono stati messi male. Però il controller funziona, brutto, ho riparato pure questo. È andata, ne abbiamo riparati tutti. Ne abbiamo riparati tutti.
L'abbiamo fatto. Io ho ancora la Yuhu 852D e per quello che ci faccio io ed è bellissimo. Ma io pure ho una Yuhu 87-86D che è molto vecchia, ma ce l'ho da almeno 10 anni, è stato un regalo di mio padre. Ancora la uso, va alla grande. Se dovessi comprare un altro saldatore che duri e che non costi molto, prenderei una Iwa. Però se vuoi la velocità e la precisione di temperatura, ti consiglio una Quick. Costa una barca di soldi, ma fai un lavoro super professionale. Io l'ho usata in laboratorio ed è un'altra cosa. Allora. Ah! Minchia! Minchia, bro! Ma non girano! Ma stiano oggi, mi stiano. Bro, ma stiano oggi ci sono rotti! Ma come cazzo! Madò! Guardate quanto è duro! Ci credo che non funziona! Ah no, questi vanno sostituiti! Questi vanno sostituiti! No, questi non li puoi riparare col WD-40. C'è un problema col cuscinetto. Questi vanno cambiati. Io fortunatamente di analogici, cioè di vibrazioni PS2 ne ho a tinghite, quindi sto problema non sussiste. Cioè finché i ricambi sono questi io sono contento. Minchia, ma sono duri. Cioè guarda bro, non dovrebbe essere così. Come cazzo hai fatto? È rotto. Ok, questi li buttiamo e ne mettiamo altri. Anche perché di motori, vibrazione, ne ho veramente tanti. E avrà preso una botta, bro. Questo è successo, avrà preso una botta. Capita. Tinghite è colpo di classe, infatti. Uno dei miei modi di dire preferiti. Anche questo, guarda, bro. Questo è decentrato l'alberino. Quindi quando arriva la tensione alla bobinetta, cioè... gira tutto decentrato. No, questi non li puoi mettere, questi si buttano. Allora, ingranaggi, motori PS, spindle motor. Allora, avevo una cassetta, dual shock motor. Eccoli qua. Ok, qua come ricambi siamo ben forniti. Gliene mettiamo due e siamo a posto. Torna come nuovo. Me ne serve uno piccolo e uno grande. Questa è una bellezza. Questo è perfetto. Questo dovrebbe fare. Questo movimento qua dovrebbe fare. Ok, abbiamo il ricambio. Ti diamo il benvenuto alla chatroom. Così si disconnette. È una cazzo di cane. Quello grosso va a sinistra. Può andare anche a destra. Però tu devi seguire Alfio quello che dice Metal Gear Solid. Ti spiego cosa voglio dire. Quando tu giochi a Metal Gear Solid e vai in option, c'è la possibilità di testare la vibrazione. E c'è a sinistra weak e a destra strong. Quindi il motore leggero va a sinistra, il motore pesante va a destra. Ok? Potresti anche invertire, cambia veramente poco. Cambia veramente poco. Ora facciamo così. Spello un attimo il cavo. Ecco fatto. Lo devo saldare, devo accorciare i reofori, insomma, c'è qualcosina da fare un po'. Infatti mi dicevo, ma perché non gira sto motore? Grazie al cazzo, proprio è tutto rotto, è tutto decentrato, sfasciato il cuscinetto. Ok, ora lo saldiamo, due secondi. Questo è divertente, questo non ci vuole niente. Allora. Bagno i cavi con il flussante perché facendo ciò aderisce meglio al conduttore. Poi che faccio? Visto che i reofori sono troppo esposti e questo creerebbe delle saldature brutte, li taglio un pochino, così. Uno e due. Quindi questo va qua. Minchia. Forse è un po' chubby questo motore. Aspetta un attimo, c'è un problema qui. O è la gomma più spessa? No, non è giusto, la gomma è giusta.
perché non entra. Cioè questo solo installo sicuro funziona. Ma se erano rotti, perché il programma non dava errore ed è diventato tutto verde? Perché il programma non controlla se il motore sta girando oppure no. Semplicemente ti fa girare il motore, ma non ne verifica la rotazione. Cioè, il motore, vedi, ha positivo e negativo. Non ha positivo, negativo e PWM. Perché se avesse il PWM, magari poteva controllare tramite la circuiteria se stava effettuando delle rotazioni. Invece le rotazioni non le può verificare. Si attiva la vibrazione e si salda, punto. Cioè, non fa altro, non c'è controllo. Infatti la vibrazione non è un elemento indispensabile per giocare, non lo è mai stato, però capisci che il programma non può testare questa cosa. Ecco, qua le saldature sono belle pulite, il problema è qua. Ah, saldatura perfetta, il problema è qui, è un po' cicciottello. Quindi possiamo fare una cosa, possiamo togliere un po' di spugnetta in eccesso. Qua bisogna arrangiarsi un pochino con i ricambi, ma niente di troppo serio. Ecco fatto, perfetto. E qua pure. Ok. Motore gira ed è saldato. Ora facciamo la stessa cosa con il motore grosso. Cioè con il motore pesante. Qua accorcio un po' i cavi perché sono un po' più lunghi. Ma il rosso e il nero si possono invertire, giusto? Sì, semplicemente quando poi la vibrazione mette in funzione, se tu inverti i cavi non gira in fase. Cioè nel senso che un motore gira a destra e un motore gira a sinistra. Ma ripeto, come fai ad accorgertene? È veramente difficile, a meno che tu non abbia il tatto iper sviluppato. È semplicemente per far girare il motore nella stessa direzione e quindi dare una vibrazione congrua, cioè omogenea. Ok. Gli ha 13 spettatori. Ma che cazzo, veramente, ragazzi? Ma io devo fare qualche gesto per serio. Mi devo portare un giorno, ragazzi, ve lo immaginate? Portiamo una debugging station e la ripariamo in live. Minchia! Sarebbe una cosa super spettacolare, ma avrei una tensione addosso proprio. Mi si spezzerebbero le budella. Proprio mi spaccherei in due dall'ansia. Allora. Ed è quasi mezzanotte. Per me mezzanotte sono tipo le 8 di sera. Io non vado a letto a mezzanotte, io vado a letto purtroppo alle 4 del mattino. Non mi chiedete il perché. Ok, allora qua è andata. Questo beep che sentite è quando il saldatore va in modalità riposo, fa contatto con la massa e praticamente evita che il saldatore si surriscaldi inutilmente, anche per non mettere sotto sforzo il PWM, cioè il modulatore di impulsi. Ok, questo va inserito qua, così. Ok, ora lo saldiamo e vediamo come va. Dovrebbe andare, se non funziona probabilmente per lo spessore, ma mi pare che ci siamo in entrambi i casi, quindi dovrebbe funzionare al primo colpo. Metto un po' di flussante. Sarebbe fantastico, ragazzi, una debugging station da riparare, chissà quanto successo farebbe. Con questi controller sta andando abbastanza bene. Molti spettatori, molti, molti spettatori. Ok. Questo è bello che è saldato, mi devo comprare un po' di flussante che lo sto terminando. Ok, è andata. Abbiamo saldato la vibrazione. Fatemi disporre meglio i cavi. Ecco fatto. Voilà. I motori girano, sono liberi e sono saldati nella giusta direzione. Ok, quindi ora dobbiamo solo chiudere e riprovare.
Ma i tasti vanno tutti, quindi Blu è andata, li abbiamo riparati tutti i controller, tutti. Sono molto molto soddisfatto. Allora, rimettiamo il tasto R1. Ok. Fa che si chiuda, ti prego. Che c'è? Cosa che succede? Non vorrei fossero le spugnette. Ma sì, potrebbero essere le spugnette. Togliamo un po', giusto per assottigliare lo spessore del motore, sennò col cazzo che si chiude. Ecco fatta. Le spugnette praticamente evitano che la vibrazione si ripercuote su tutta lo chassis, altrimenti fa un brutto rumore, vibra male. Ok, si è chiuso. Metto un paio di viti. Giusto per testarlo velocemente. Ok. Qua metto pure un'altra vite. Ah, yeah. Mo che sono più calmo, gli spettatori stanno scendendo. Oh, madonna mia. Voi ragazzi pensate che mi diverto anch'io quando mi incazzo. In realtà ci rimango poi male, perché capisco che non dovrei, solo che sento, vedo ste cazzate e ci rimango di merda, che non so proprio che cosa devo dire. Ok, mettiamo il connettore nel controller e vediamo se fa. Ah, il pulsante R2, dimenticavo. Minchia, non so se senti. Perfetto. Minchia, vibra, e come? Ottimo. Quindi i controller sono riparati con successo. Eh sì, minchia, proprio quando mi incazzo c'è proprio gli spettatori. Minchia, si sta incazzando, interveniamo, vediamo. Non so come fanno le altre persone a rimanere calme davanti a certe cose, però quelli che ci riescono sono veramente dei santi, non lo so. Minchia, mi sto stancando la mano, voglia di... Li stai distando direttamente su PS2 o PS1 al momento? Al momento PS1, sto vedendo se funzionano. Appena vedo che funzionano, li testo adesso con una PS2, prendo una PS2 e vediamo come vanno. Madonna, mi fa male la mano, perché sto girando con una certa pressione. Ah! I motori sono leggermente più grossi rispetto agli originali, ma non avevo altri ricambi compatibili. Quindi ora vediamo. Fatemi prendere un altro cacciavite. Ma è possibile che di 4 cacciaviti tutti a croce? Ma che cazzo è? Tutti a croce? E quella a taglio? Vabbè. Ok, è andata. Ora devo chiudere qua ai lati.
Lavoro duro. Ah, ma non mi fanno male le mani. Ok, l'ultimo. Mi fanno male le mani. Ok. Ah, madonna, mi fa male qua. Madonna, Cristo di Dio, che dolore. Mi fa male qui. Ah, Dio mio, fa malissimo. Ok, ci siamo. Dunque. Vibrazione perfetta. A posto, tutti sistemati, tutti pronti. Abbiamo concluso, ragazzi. Mamma mia, che lavoraccio. Poi dice che non è un ospedale. Ah, ma tu prova ad abitare una vite con una certa forza, manico lungo, con la posizione errata, e mi dici poi se non fa male. Io non sono un ospedale. Sarei un brutto ospedale, poi aggiungerei. Allora, lo mettiamo qua, ora prendiamo la PlayStation 2. PlayStation 2. La merda. The bullshit. Ok. Sì, a volte è deleterio avvitare e svitare. No, fa male, minchia, a me fa male qua. Mi fa male qua, proprio, mi fa male questa parte di muscolo. Non è che vi piglio per il culo, ragazzi, se mi fa male, mi fa male. Ospedale Stuedic. Sempre che deve sfottere. Sempre. Ai 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 ai. Ok, a posto. Facciamo un po' di ordine, un po' di pulizia. Quindi, che pensavo di non ripararne nemmeno uno, li abbiamo riparati tutti. Con estremo successo. Poi aggiungerei questi. Li butto. Che cazzo devo farci? Non funzionano. Devo fare. Oh, questi non li devo perdere. Ma allora la mia domanda è, forse il chip capisce se ha 18-19 pin? Come fa? Cioè, se mettevo il 18 pin e avanzavo un pin, quale pin scarta? Quello iniziale, suppongo. Boh, vabbè. Un giorno lo capirò, vedremo. Allora, questi li mettiamo qua, sti motori li buttiamo, c'è poco da fare, sono guasti. Non li riparo perché, ragazzi, ne ho troppi. Quindi con questa scusa Francesco mi ha fatto una cortesia, mi sono liberato di due motori che mi stavano riempiendo il cassetto. E quindi adesso il controller funziona come si deve. Ok. Spegniamo. E prendiamo la PlayStation 2. Questa la mettiamo da parte. Questa qui è la PS1, ecco, consaio. Può essere che ci sia un pin in più per l'implementazione di qualche tipo che non è stata poi usata. Io penso mo che, e come dici tu, sì, ci sarà un pin di alimentazione a due poli, uno da una parte o dall'altra. Penso sia quella la differenza. Non me lo spiego altrimenti. Ma come cazzo ho fatto a staccare? Madonna, si è staccato lo stagno. Ora lo riattacchiamo. Quindi probabilmente l'hanno fatto semplicemente per magari aiutare l'utente nell'installazione. Falla capire. Falla capire, non lo so. Merda. Tuttavia però siamo riusciti a farli funzionare. Ok, a posto.
Ora prendiamo la PlayStation 2, ce l'ho qua, tanto. Ok. L'accendiamo. Ok, prendiamo MGS2. Chi è che è caldo? Cazzarola, fa un caldo tremendo. Ai, ai, ai. Allora, MGS2. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Eccolo qua. Ora vi riprendo l'azione, non vi preoccupate. Ah, alla fine li ho venduti, quelli europei, eccetera, eccetera. Ok, vediamo se riesco a farvi una ripresa decente. Ci provo, eh. Ah, bene. Questo è il mod chip, probabilmente. Che è successo? Oh, che è successo? Perché non appare più il logo Matrix? No, ragazzi. Sì, la so montare, però minchia, è successa un'altra cosa. Cazzo, funzionava fino a ieri. Appariva il logo Matrix. Fatto persino il video. Mo che cazzo è? Oh, ragazzi, ma veramente le brucio ste PlayStation 2, eh? Non funziona più. Ma porca ma... Dio... Madonna Cristo, fatemi spaccare. Ma non si può essere sfaldato, è successo qualche troiata della PlayStation 2, veramente, ma Cristo di Dio, ho fatto pure il video ieri che l'ho messe. No ragazzi, veramente, fanculo le PlayStation 2, le odio, porco... Cristo di Dio. Mare, ma cazzo, ieri funzionava, appariva tanto di logo Matrix, ho fatto persino un video dove l'ho installato. No. La spacco, ma vaffanculo ste PS2. Ma Cristo di Dio, cioè ieri andava, ragazzi. E vaffanculo pure la videocamera, porco disco. E che cazzo, oh, minchia, la spacco. Mo mi incazzo, e che diamine, non mi ci mettete pure voi. Funziona più. Non funziona più il mod chip. Come può non funzionare il mod chip non toccandola? Me la spiegate, porcaccia di quella Eva, maledetta, porco disco. Com'è possibile una cosa del genere? Io non le capisco più queste console. Ma madonna, porco disco, mo mi scappa la bestemmia davvero, eh? Mo mi sto incazzando. Io non posso perdere tempo ogni volta incazzata. Che diamine. Che Cristo, ma non è possibile. No, mo prendo le PlayStation 2 e le spacco, veramente, vaffanculo, non ne voglio più PlayStation 2. Mi sono rotto i coglioni, l'ho moddata ieri tanto contento. Perché per funzionare doveva apparire il logo Matrix, ma non sta apparendo più. È come se il chip si fosse disabilitato. No, ragazzi, veramente, io senza parole, mi sono spaccato il cazzo, porco disco. Uno poi diventa stanco, o poi una persona diventa stanca, dice non ce la faccio più. Ste cose illogiche, non le sopporto più. Sì, il disco originale è PAL, solo che la console è americana. Non funziona più. Cioè, non è che ieri andava bene, andava male e oggi ha smesso. Ieri funzionava da Dio, l'ho spenta e l'ho messa da parte. L'ho ripresa. Oh, il logo Matrix non appare più, quindi il chip è come se non funzionasse più. Si è bruciato, non lo so. Non funziona più, basta.
Porca madosca, porco... Mannaggia, come faccio a non bestemmiare davanti a una cosa del genere? Quindi adesso la devo riaprire, vedere cosa c'è che non va? No, ragazzi, oh... Mi calmo perché sennò prendo questa PlayStation e la butto fuori dalla finestra, onesto. Mi sono rotto il cazzo. Non può essere motivo di negligenza, non può essere che l'ho installata male, perché se la installavo male non andava subito. Perché vedo tutto rosso? Perché la console è americana. Il televisore non supporta altre frequenze se non il PAL, solo questo supporta. Io non ce la faccio più con le PlayStation 2, sono stanco. Ma gli do un pugno, la spacco, sai com'è? Me la tolgo dal cazzo una volta per tutte, ma vaffanculo, le cose le tratto bene e si rompono, ma che porco disco! No, lo posso sistemare il treppiedi, solo che se per sistemarlo devo scollegare la videocamera, quindi non vedreste niente. No ragazzi, proprio la PS2 non va più. Ha letteralmente smesso di funzionare. Io non me lo spiego. Ragazzi, se non mi credete, io vi posso far vedere il video che nel computer l'ho registrata ieri, l'installazione del mod chip. È andata a primo colpo, tant'è che mi sono messo pure a gioire. Sì, ne ho un'altra, ma sotto un inferno. Non ce la faccio più. Basta, ragazzi, pensate quello che volete. Però stavolta è giusto che mi arrabbi. Mi devo arrabbiare. Non posso dire ogni volta va bene. Non ce la faccio più a dire va bene. E vaffanculo pure tu. Non ce la faccio più con queste console di merda. Le odio, Cristo, non le voglio più nella mia collezione. Da questo momento mi metto a collezionare solo PS1. Veramente, non le sopporto più, non è possibile, Cristo di Dio, che con queste PS2 c'è sempre qualcosa che non va, sempre. Non funziona più. Cioè, quando accendevo appariva subito il logo Matrix e partiva, cioè, boh. Vediamo, proviamo a premere triangolo più cerchio. Niente, non va più. Allora, sapete che facciamo? Io PS2 mod chip non ne installo più, non mi occuperò mai più di PS2 perché veramente mi sono rotto il cazzo. Sono frustrato e nervoso da morire perché non è contemplabile sta cosa, avere 300.000 problemi uno dopo l'altro. Riparerò solo PS1. Giuro, voglio una PS2 da un tizio che se ne intende, mette il mod chip, lui faccia un lavoro, veramente, non ci voglio più lavorare più sulle PS2. Mi fanno veramente schifo. Non è possibile. Non è assolutamente possibile. È ridicolo. Ma vaffanculo, mo. Prendo sta cazzo di PlayStation 2 e la spacco, va. Vaffanculo. E la cosa bella, sapete qual è? Che volevo fare un video dove installavo questo. Mo la devo smontare e capire che cazzo è successo, ma vaffanculo, va. Vaffanculo. Mo devo prendere una PlayStation 2 Slim, c'è il rischio che mi graffi il gioco, ma vaffanculo. Vaffanculo, va. Non me ne frega niente, ragazzi, non me la prendete. Io mi devo arrabbiare un po', perché sennò impazzisco. È giusto che mi arrabbi. Capite che la frustrazione, dopo uno che ci mette anima, corpo e sudore, cazzo, non è possibile, non mi posso più trattenere, non ce la faccio più. Ieri, ragazzi, ho montato il mod chip dalle 2 fino alle 6 di sera e funzionava alla grande. Ieri sera di notte l'ho riprovata, l'ho giocata. Vaffanculo sta videocamera.
Ragazzi, non me la dovete prendere, ragazzi, però io mi devo arrabbiare un pochino. Non è giusto, cazzo, eh. Non ce la faccio, cazzo, non è possibile. Una cosa funziona con le PS2 e poi non funzionano più. Che cazzo? Ma ci ho lavorato ieri, funzionava. Mi sta graffiando il disco, porca puttana. Allora, MGS2 è partito perché lo sto provando su una Slim europea. Insopportabile, veramente. La console peggiore della storia. La PS3 pure è fatta meglio, molto meglio. Allora, questo è l'ultimo controller che ho riparato, ok? Lo sto testando un po' e vediamo come va. E domani non ci lavoro, non me ne frega un cazzo, preferisco lavorare sulle PS1. Action level selected. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Che cazzo, a me mi dispiace, ragazzi, so che magari darà fastidio a qualcuno, però non è possibile, cazzo, funzionava ieri, ora non funziona più, senza motivo. Ma che cazzo è? Oh! Siamo un po' sul ridicolo, eh? Sono stanco. Sistemo una cosa e veramente se ne spascia un'altra. Non se ne può più. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Che poi è una 39001. Ci tengo, cazzo. È una bella PlayStation. Sì, funziona alla grande, bro. Funziona alla grande. Va alla grande il controller, è perfetto. Anche la pressione dei tasti, cioè. Visuale in prima persona a posto. A posto, bro, questo funziona. Testo il penultimo che ho riparato e poi il primo e poi stacco la live, ragazzi, mi dispiace, ma non c'è una cosa che mi va bene ogni volta. Sono stanco, praticamente la giornata di ieri l'ho buttata nel cesso. Allora, e questo va, vediamo questo qui. Ah, sto usando questo. Perfetto. Select, start. Sensibile al punto giusto. È assolutamente perfetto. Cosa devo provare ancora? Sinistra, giù, destra, va. Andiamo avanti. L1 più quadrato. Sì, funziona. L1 più quadrato. Più R1 sarebbe per spostare l'obiettivo sul. Vedi? L'auto aim. Vedi?
È perfetto. Sì, funziona anche questo. Ok. Questo va. Rimane l'ultimo, quello con il ghosting, che mi pare non è più presente. Ed è questo qui. Vediamo se va. Ci siamo? Sì. A posto. Mi pare perfetto a me. Mi pare assolutamente perfetto. Vediamo il tasto triangolo se va. Ok. Ghosting non ce n'è. Bru, funzionano che è una bellezza. Li abbiamo sistemati tutti. Basta, ho finito ragazzi. Mi spiace. Mi spiace per prima, però capite che ci ho messo veramente anima e cuore ieri. Sapete qual è anche la cosa? Che purtroppo i mod CPPS2 originali, cioè i veri Matrix, non si trovano più. Sono tutti fasulli, sono fatti tutti di merda. Quindi uno che ci va a mettere? Domanda? Non lo so. Spero vada così. Madonna mia, sta videocamera. Mostro braccio veramente, vedo di sistemarlo una volta per tutte. Ok. Ok. Ragazzi, la riparazione è andata, tutti i controller funzionano egregiamente, senza problemi strani, quindi io adesso me ne vado a riposare, perché sono un po' stanco. Vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci sentiamo venerdì con Medieval, ringrazio la mia bimba, ringrazio chi è che ha rinnovato l'abbonamento, non mi sto ricordando più, fatemi switchare un attimo, vediamo un po'. Sì, anche Alfio per i bits. Insomma, ringrazio tutti perché insomma è stata una riparazione particolare. Mi spiace veramente per la PlayStation 2, però non so che cosa è successo. E mo vado a dormire perché sono stanco. Noi ci sentiamo la prossima volta. Un abbraccio a tutti e grazie ancora. Ciao ciao, come sempre per i nuovi arrivati, se volete guardare il mio mercatino Vinted, subito eBay, ho sempre roba in vendita. Se avete bisogno di assistenza PS1, sono a vostra completa disposizione. Detto questo, ci sentiamo. Ciao ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao ciao. Grazie bimba. Ciao. Ciao ciao a tutti. End of